Io mi chiamo Massimo Bellinzoni e siccome faccio il corso di recitazione volevo chiederle se lei diamoci del tu, facciamo prima così sembro anche più giovane. No, mi sembra troppo. Vabbè, comunque grazie. Prego. È una parola, insomma. Volevo chiederti allora se secondo te fino a che punto è importante per un attore studiare recitazione, fare delle scuole e avere degli insegnamenti, diciamo, tecnici. E a questo proposito, anche se te avevi mai fatto delle scuole prima di cominciare a lavorare, e fino a che punto magari può essere più importante uno studio, diciamo, psicologico di comportamenti delle persone, di varie situazioni. Non so, devo fare l'impiegato, mi vado un mese in banca a guardare come si comportano questi, oppure, ecco, fino a che punto servono gli insegnamenti tecnici. Ma io intanto devo premettere che insegnamenti tecnici non ne ho avuti, io non ho fatto una scuola perché non avevo il tempo né le possibilità, perché lavoravo come impiegato, però contemporaneamente facevo parte di una filodrammatica, di una compagnia di studenti all'Università di Roma, dove altri studenti montavano degli spettacoli, insomma, eravamo dei dilettanti. Ho sempre però pensato che una scuola fosse interessante, necessaria, per un motivo che non ha niente a che vedere poi con la tecnica, apprendere come si recita o come si studia un personaggio, per un motivo molto più semplice. Quando io ho sempre voluto fare l'attore, fin da bambino, quindi prima in parrocchia, allora si recitava nelle parrocchie, non perché fossimo religiosi, ma perché non si sapeva dove andare. Quindi o giocare a football, o recitare, o cantare, si faceva tutto in parrocchia. Crescendo però, con gli amici che crescevano insieme a me, gli amici del biliardo di quartiere, questa mania, questa fissazione di voler far l'attore, cominciava a diventare scomoda per me e per gli altri, perché un po' dice, ma che fossi frocio? Ecco, intanto questa era la prima battuta. Vuoi far l'attore, ma che è una cosa dei froci? E non trovavo mai con chi sfogare, con chi sfogarmi, con chi parlare, insomma, di questo desiderio di recitare. Allora io trovai sfogo lì a quel centro universitario teatrale, ma per un motivo fortuito, perché nell'ufficio dove io lavoravo c'era una signora il cui cognato faceva parte di quel gruppo. Allora mi diede queste indicazioni, io andai, se no non avrei mai trovato. Allora mi dicevo, una scuola ti permette perlomeno, io non so se impari a recitare, ma certamente ti permette di stare con altri ragazzi che come te hanno questa mania, questa fissazione di voler fare gli attori, senza complessi, senza doverti vergognare a parlare o a dire delle poesie o interessarti a dei testi che per quegli altri amici invece del biliardo sono tutte mattate, tutte cose insensate. Quindi vivere con un gruppo che la pensa come te, che fa gli stessi sogni, che ha gli stessi ideali. Questo intanto mi sembra estremamente importante.